Buonasera a tutte e a tutti. La scorsa settimana avete sentito qui a Presa Diretta i protagonisti sociali ed economici del Paese, devo dire tutti, lavoratori, imprenditori, economisti di vario orientamento, i sindacati, persino la Confindustria, con la voce autorevole di Emma Marcegaglia, lamentarsi del fatto che dentro la manovra non c'è niente per la crescita del Paese. A 10 giorni da quell'approvazione dobbiamo purtroppo dire che quella manovra non è servita neanche a rassicurare i mercati. Qui siamo nella Banca Akros a Milano e giovedì scorso sono le 14.30 e la borsa è aperta da 6 ore. Che cosa è successo? Ce lo racconta il giovane operatore Andrea Carisi. La giornata è una giornata all'insegna della massima tensione. Le perdite sono molto importanti, un po' su tutti i titoli, un po' su tutti i comparti, bancari sì. E non. Quindi però quanto stiamo sotto? In questo momento vedo un bel meno 2,5. Ma il dato più preoccupante è che lo spread è ancora aumentato. Lo spread è quello che misura la distanza tra gli interessi con cui vengono venduti i nostri titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi. Lo spread BTP Bund di questo momento è 435. Questo significa che sui titoli venduti a 10 anni lo Stato deve pagare un interesse del 6%. Oltrepassato il 6% inizia a essere veramente difficile finanziare il proprio debito. Questo 6% è un numero, una frontiera psicologica importante. Cioè, fino al 5-6% può essere una partita comunque giocabile per lo Stato. Oltre il 6% è concretamente difficile finanziare il debito, nel senso che tutte le entrate comunque che lo Stato ottiene in varie forme, vendendo titoli con le imposte eccetera, vengono utilizzati purtroppo esclusivamente per pagare il debito stesso. Gli interessi. Esatto. Il 7% secondo me è una tragedia. Il 7% equivarrebbe a quando la Grecia ha chiesto gli aiuti europei. A fine giornata poi la borsa ha chiuso ancora peggio, con un meno 4,5%. E si calcola che in 3 mesi la borsa abbia bruciato 100 miliardi di euro. E adesso tutti aspettano l'apertura di domani. Insomma, nonostante la manovra, siamo ancora in piena emergenza e ci siamo avvicinati ancora di più alla Grecia. E chi rischia di pagare il prezzo più alto sono quelli che hanno di meno, il popolo. Qui siamo a Napoli, dove sono venuto a trovare un amico, Gaetano Di Vaglio, un figlio del popolo. Chi ha visto l'anno scorso la puntata che abbiamo dedicato alle carceri italiane si ricorderà sicuramente di lui, perché abbiamo trasmesso qualche brano del suo bellissimo film documentario sulla vita delle famiglie dei detenuti. Questa che vedete è l'incredibile e scandalosa fila girata da Gaetano davanti al carcere di Poggio Reale quando le famiglie vengono a incontrare i parenti detenuti. A me piace come lavora Gaetano, per la delicatezza con cui è riuscito a raccontare in profondità il popolo della sua città. Così gli ho chiesto di darmi una mano. Insieme a Gaetano lasciamo il centro di Napoli e andiamo verso la periferia est della città. Qui siamo nel quartiere di Ponticelli. E questa che vedete è la scuola dove il padre di Gaetano faceva il custode. Ed è qui dentro che hanno vissuto Gaetano e i suoi 9 tra fratelli e sorelle. 2 stanze più la cucina e il bagno. Ci stavate in 10? 12, pure mia mamma e mio padre. Questa è casa di mia sorella qua. Messo. Ah, puzzante una scappa, non fa niente. C'è Riccardo. Giuseppe, lui è mio nipote, lui è mio cognato, lei è mia sorella. La sorella di Gaetano si chiama Anna ed è casalinga e suo marito fa le giornate a nero nell'edilizia. La casa dove vivono ha solo 2 stanze, quella sotto e questa sopra. E qui dentro ci vivono in 7, mamma, papà e 5 figli. Qua io e mia moglie il bambino. Sì. E giù loro con il lettino mi hanno messo la cucina. Purtroppo la tavola la sera la dobbiamo buttare fuori. Questa la spostata. Allora, un letto sì, fuori. Beh, no, fuori in strada. Fuori, fuori, fuori. Fuori, fuori. Ah, strada. Sì, fuori. Cioè, quando questa tavola sta fuori vuol dire che la famiglia sta dormendo. Sta dormendo. Questo l'avete messo voi? Se togliamo questa tavoletta qui, vedi? Sì. Questo qua entrano dopo da... È successo? Allora purtroppo dobbiamo stare costretti ad entrare e ad uscire così, anche la notte la dobbiamo tenere questa cosa a terra. Del resto il basso dove vive la sorella di Gaetano non doveva essere una casa, infatti prima era una stalla. Il rischio è che vengono e hanno pure la pretesa di portare via i bambini, bravo. Perché magari vivono in questo, ma perché non gli date una casa dignitosa? Noi abbiamo paura dei bambini, perché se viene un assistente sociale la prima cosa togliono i bambini. Sì. Di case come quella di Anna ce ne sono tante in tutti i vicoli di Ponticelli Vecchia.
Tutti i piani bassi, infatti, sono case rimediate, da stalle, magazzini, negozi, case a tutti gli effetti da definire inabitabili. E sono tutte sovraffollate. Qui dentro ci vivono due famiglie, in 7 persone. Io prima stavo qua a abitare. Ma l'hanno sfrattata? Sì, ma l'hanno buttato fuori. Perché hanno arrivato un nuovo proprietario? Perché no, perché sta vendendo la casa la proprietà. Da un momento a un altro mi ha aiutato fuori. Con 2 figli che sono cinte e con 2 creature minorenni. Lavoro? Lavoro, io faccio che andare in presa di polizia. Di sto cannese. E quanto guadagna? 200 euro al mese. E lei, signora, lavora? Io faccio la vascala. Sì. 50 euro al mese. Mio marito lavora e fa il muratore. Le volte lavora e le volte no. Quando è l'ultima volta che l'hanno chiamato? Ogni tanto la volta. Ogni di mese. Ogni mese, sì. Stamattina mi ha detto, vattene che sta giovendo, va giù. E non dovevo nemmeno. Con chiunque parlo, tutti lavorano a nero e saltuariamente. Come il marito della signora, di mestiere piastrellista, che l'ultima volta che ha lavorato è stato 20 giorni fa. Questa è la mia casa, è piccola. Quando lavora, poi quanto prende a giornata? Dipende, le 35-40. Tutto a nero? Tutta la sua vita non ha preso un contributo? Niente. Mai? Cioè lei è arrivata all'età mia, a 54 anni, senza prendere un contributo? No, ce l'ha fatto il contributo. Neanche 3 anni. Neanche 3 anni. E poi c'ha un figlio? Sì, uno ha 17 anni. E quanto guadagna il figlio, che ha lasciato la scuola e adesso fa l'elettricista a giornata e a nero? Dipende, 15 al giorno. 15 euro. Gaetano, 15 euro a nero, al giorno, 8 ore di lavoro. Siamo ancora a Ponticelli e queste sono case popolari degli anni 60. Tutti i garage e i negozi che si affacciano sul cortile sono stati nel tempo occupati. In uno di questi abita un altro fratello di Gaetano, Salvatore, anche lui lavoratore a nero nell'edilizia. E ogni sera deve litigare per avere i soldi della giornata. Questa è la prima discussione. Perché oggi ha lavorato? Sì, ha lavorato, sì, però. Fratello di Gaetano. Sì, sì. E questa bellissima bambina? Questa è mia figlia. Poi ce ne ho altre due. Più grandi. E poi c'è un altro in arrivo. Ah, è incinta? E allora? È andata a lavorare e non la vogliono pagare? Mamma mia. Ma succede spesso? Certo, non li pago. Anche lui non lo paga? Lui non paga lui. Perché lui fa il subappalto del subappalto del subappalto? Sì. Sta a posto di dormendo è in nero. No, sta in nero proprio da tutti gli effetti. Quest'anno quanto ha lavorato? Un 4-5 mesi. Solo 5 mesi di lavoro a nero all'anno. Ecco perché le due figlie più grandi, alle scuole superiori, non ci andranno. Però non dovrei regalare, mandando lo superiore, non giovo niente. Il capo, pure la giovane che c'è i soldi. Perché poi i libri delle scuole superiori li devi pagare tu. Eppure qua l'ha già pagato. Chi le domanda una borsa di studio, che tu credi la borsa di studio quant'è? Quant'è la borsa? 120 euro all'anno? E ha già pagato 620 euro coppie libri. Quando? Alle medie? In media. Alle superiori ancora di più? Un doppio. Io solo l'iscrizione ha già pagato 150 euro. Allora, io una volta fatica, una volta noi come faccio? Voi abitate qua, ragazzi? Sì. Abitate qua a Ponticelli? Che fai? Continui? La scuola la smetti adesso, che dici? No, la smetto, vado a lavorare. Ma perché non finire la scuola? No. Avresti più possibilità di fare lavori diversi? Io ce la fa. Non ce la fai? Ando! Le piazze e le strade dei quartieri dove abita il popolo sono piene dei loro figli che hanno lasciato la scuola o che non la vogliono continuare. E questa invece è Ponticelli Nuova, la città costruita dopo il terremoto del 1980. Grandi stradoni ed enormi alveari di case popolari, dove vivono, pensate, più di 100.000 persone. Questo è l'80, sempre di Ponticelli Nuova. A monte il quartiere è delimitato da questa specie di autostrada. Ecco, vedete qui sotto, dietro le grate, il l'80. E dall'altra parte, chi viene dall'80 sbuca su quest'altro stradone. Per il popolo hanno costruito le case a forma di prigione. Alla fine
fine della strada c'è la scuola media ed elementare, dove vengono i bambini dell'80. Costantino, Del Pesce, Esposito, Fernandez, La Monica, Mignano. Quanti ne mancano? 7 direi. Sono tanti i ragazzini delle medie che a scuola non vengono mai o lo fanno saltuariamente. E per quelli che vengono il lavoro da fare è enorme. La comprensione del testo, la lettura. Quando si parla di comprensione del testo, per capire bene quale sarebbe la difficoltà, proprio a leggerlo, a capire quello che ci sta scritto. Cioè lei non trova nelle famiglie che incontra, non li trova fortemente motivate? Non, perché non è un problema di... Non tutte. Ma quante non sono motivate? La metà, più della metà. Cioè la metà non li sostengono, cioè non gli dicono... La maggior parte delle classi non hanno libri, quindi dobbiamo noi spiegare in classe quello che si fa, il lavoro in classe. Sì. A casa niente. Se otteniamo già la frequenza, abbiamo ottenuto il 50%, abbiamo fatto il 50% del nostro lavoro. Ad una situazione di tale gravità, la scuola risponde a mani nude, perché il Ministero non prevede investimenti speciali per scuole in aree a rischio. Si può partecipare a qualche progetto europeo, cosa che la preside Adelia Pelosi ha prontamente fatto. Ma nel nostro caso abbiamo partecipato al progetto, ma non lo abbiamo avuto finanziato. Quindi, ma sono progetti, non è una cosa strutturale? Sono d'accordo. I fondi di funzionamento non esistono. Non esistono? I fondi per il funzionamento non arrivano più da un paio d'anni. Cioè lei che acquista? Quasi tutto. Con i suoi soldi? Con le sue iniziative. Ma non ha importanza, si fa per loro. Ma veramente con i suoi soldi? Sì, sì. I pennarelli? Cartoncini, materiale, pastelli a cera.